è un numero simbolico. E in realtà la storia dietro l'1% è una volta Mark Zuckerberg che ha detto: noi siamo all'inizio di un viaggio, questo viaggio l'abbiamo completato però per l'1%, quindi si riferisce alla strategia dell'adozione dei social network, non solo nello specifico di Facebook, ma in generale di tutti i social network. Quindi stiamo cercando di portare l'utente verso un viaggio, siamo solo all'inizio. Come abbiamo sentito anche prima nella conferenza, si è parlato del futuro, di quale sarà la visione, di cosa accadrà nel futuro. I social media rimarranno, i social network saranno sempre gli stessi, cosa sarà importante nel futuro? Non lo so, siamo ancora all'1%. È difficile, rilasciamo così tanti prodotti nuovi che le novità arrivano ogni settimana, piccole e grandi. L'introduzione di Graph Search, per esempio, è stata vista da tutti come l'atto di Facebook, l'atto di guerra verso Google. In realtà non è così, è semplicemente vogliamo offrire ai nostri utenti una maniera divertente e naturale per cercare contenuti che possano essere rilevanti per loro. Semplicemente quando non possiamo rispondere a una domanda che l'utente ci fa, ad esempio mostrami tutte le foto dei miei amici scattate ad un ristorante, semplicemente ridirigiamo la richiesta verso Bing. E questo non è semplicemente perché vogliamo andare verso il campo del motore di ricerca e della ricerca, è semplicemente perché non sappiamo ancora rispondere a quella domanda. Ma non abbiamo avuto tantissime interazioni con il mondo dell'hardware, perché la nostra mission, la nostra filosofia in realtà è quella di essere presenti nei device, nei dispositivi che gli utenti utilizzano di solito. Se c'è Google Glass, ci sarà Facebook per Google Glass, e questa è un'evoluzione naturale. L'altra cosa che accadrà è: cerchiamo di essere presenti come piattaforma. Facebook è una piattaforma per gli utenti, per condividere delle storie, per rendere il mondo più aperto e connesso. Non ci siamo mai buttati nell'hardware per un secondo motivo, perché siamo molto piccoli e quindi non abbiamo nemmeno avuto il tempo di pensare a cosa potrebbe essere aprire una divisione hardware di Facebook. Perciò quello che vogliamo fare, che quello che continuiamo a fare sicuramente nel futuro, è rimanere una piattaforma presente nella vita degli utenti.